Si arriva in un porto e da un porto si parte. Il porto è il luogo di transito, incrocio dei destini. Ogni stazione è il luogo dove giovinezza e vecchiaia hanno sguardi che si incontrano e rassegnazione e speranza si stringono la mano. Ma un porto di mare non è solo stazione. Il suo nome, nell'immaginario e nel sentimento, evoca la storia. La storia è storia di migranti. Il porto, sublimato dal mare, dalla vastità e profondità del mare, per la vista sull'orizzonte, per la rotta con le stelle, per la vela e la buona sorte, per il legno, la corda, le reti e per tutti quei poveri frammenti del quotidiano posti in contiguità con l'infinito, è diventato altro, un'icona esistenziale, universale. Quando mi reco in un porto, non cerco le grandi navi da crociera, splendide nelle linee e sfolgoranti del bianco delle enormi fiancate. Cerco ciò che resta di un passato marinaro. Mi reco nei cantieri, nei porti commerciali, rimango assorto alla vista del disordine funzionale dei pescherecci. Contemplo le grandi gru in manovra, le navi da carico, le imbarcazioni di legno ormeggiate o tirate in secco nelle darsene, la ruggine che aggredisce la solidità degli ormeggi e respiro. Respiro l'odore del porto, purificato dal sole e dal sale. Sto bene, mi sento a casa, in un altrove fuori dal tempo. Qui posso restare ancora un po' e son pronto per partire.
Turiste per caso? No, no, seriamente turisti. Seriamente. Di proposito.